oggi di sport, come sport che trattiamo all'interno del nostro format dedicato appunto a tutto ciò che è attività agonistica e non in canavese, andiamo a raccontare, a parlare di un'attività che in canavese è conosciuta e praticata da tanto tempo, ovvero le bocce. Uno sport nobile che negli anni ha saputo anche evolversi, in particolare per quello che è la specialità definita del volo, quindi quella che diciamo è molto diffusa nella nostra zona, nel nostro territorio, e che negli ultimi anni ha permesso al canavese anche di salire agli onori della cronaca a livello nazionale e internazionale, grazie appunto a una serie di società, di squadre e di atleti che hanno fatto molto bene, hanno portato nel nostro territorio titoli sia tricolori che a livello europeo ma anche mondiale. Ebbene, oggi per raccontare un pochettino quello che è il mondo delle bocce abbiamo invitato alcuni protagonisti di quello che è il campionato di Serie B nazionale e sono i rappresentanti della San Giorgese. Buonasera, adesso ve li presento. Allora, abbiamo il presidente Giancarlo Ponzetti. Buonasera, presidente. Buonasera. Mario Binando, che è il direttore sportivo. Buonasera. E il nostro amico Cristiano Cavero, che è il commissario tecnico. Buonasera, Cristiano. Buonasera. Allora, raccontiamo un po' ai nostri ascoltatori un po' di bocce, che è sport appunto nobile, presidente, e la vostra società è una società che ha un nome, che ha una storia. La San Giorgese, ecco, come possiamo raccontarla per quello che sono stati gli ultimi gloriosi anni? Ma ecco, sul gloriosi soprassederei un attimo. Ma no, è una società comunque sostanzialmente creata molti anni fa, poi ripresa sostanzialmente con l'affidamento del bocciodromo, che poi bocciodromo, che poi su questo argomento vorrei aggiornare lo stato dell'arte dei lavori che si stanno facendo e concludendo. Certo. E con da quando comunque si è poi giocato in questo bocciodromo, ovviamente c'è stato anche un investimento sostanzialmente da parte dei protagonisti, dei miei predecessori soprattutto, dal sottoscritto un po' meno, di cercare anche una qualità, una visibilità. Certo. Lo sport delle bocce bisognerebbe farla molto lunga, ma non abbiamo i tempi, è un gioco sport che nasce molti anni fa, che ha appassionato soprattutto nelle nostre zone di origine, di matrice contadina e poi pseudo-industriale, non poi del tutto, ha avuto sicuramente una partecipazione che ha riguardato non solo lo sport, ma il gioco, ha riguardato il sociale, ha riguardato lo stare insieme, ha riguardato il fatto della domenica, quando ci si incontrava nei giochi delle bocce, voleva dire stare insieme alla gente. C'erano giochi delle bocce in tutti i bar, in tutti i circoli, in tutte. Ovviamente come sport è stato poi superato, surclassato da molti altri sport che avevano un significato economico nettamente superiore. Certo. Siamo diventati anche un po' vittime in tutti gli sport di questo. Sono tanti, purtroppo, gli sport storici. Lo vediamo nel calcio, nei tennis, con tutti i successi internazionali che abbiamo, ma così è. Le bocce è uno sport, vorrei quasi definirlo umile sotto questo aspetto, perché consente di frequentarlo con un piccolo investimento. Certo. Non so, oggi per dire, per andare a sciare, uno deve mettere da parte 5.000 euro per comprarsi le cose e poi ovviamente va in montagna e spende 150 euro al giorno. Qua invece si comprano 4 bocce che valgono sul mercato 250 euro, ci si mette un paio di scarpe da ginnastica non di marca, è una cosa che normalmente regala le società, e vuol dire sostanzialmente che uno con 300 euro comincia la sua carriera di bocciofilo. C'è un ritorno in tutto questo, noi ovviamente lo diciamo perché amiamo questo sport, grazie anche, lo dicevi prima, a un discorso che è il territorio del canavese, grazie al cielo sostanzialmente è ancora uno dei più frequentati, parliamo di bocce al volo. Sì. Adesso sta entrando anche molta petanca. Anche se i tentativi ci sono stati anche di introdurre un po' di più, però diciamo che è ancora un po'... È ancora un po' di nicchia. Grazie al cielo, sostanzialmente, grazie, e non vorrei fare nomi e cognomi perché è sgradevole, grazie a chi è molto più impegnato anche economicamente di noi, abbiamo proprio nel canavese la squadra che attualmente
è campione d'Europa, è campione d'Italia e anche titolare detentrice della Coppa Italia, quindi certo. Ha fatto la tripletta quest'anno, l'anno scorso, e sta andando avanti. Ecco, ovviamente con un grande traino di un presidente che dedica molte risorse certo. economiche, di tempo, certo. una grande passione. Ci sono altre belle squadre in Piemonte, di, a livello partecipante al campionato nazionale. Certo. Noi sangiorgese, almeno da quando ci siamo noi qua presenti, Mario in primis, Mario Binanni, abbiamo anche cercato di investire più nel sociale sostanzialmente. Mm-hmm. Quando dico sociale vuol dire, adesso si usano i termini inclusivo eccetera, ecco, di far partecipare, di vederlo non solo come uno sport ovviamente da esportazione, tanto per capirci, ma cercare di fare giocare gente del territorio, farli venire. Assolutamente. Gente del territorio e poi le bocce che sono famose per questo, ma è una convinzione popolare che non è proprio così. Far giocare gli anziani, esatto. Quando uno non sa più fare niente va a giocare a bocce, non è vero questa cosa qua, non è la verità e non solo per gli sport. Noi ci siamo dedicati anche molto alla disabilità, ci dedicheremo di più e ci dedicheremo ancora di più quando avremo la nostra struttura, che certo. È il nuovo bocciodromo, sostanzialmente lo chiamiamo nuovo bocciodromo perché è realmente nuovo e avveniristico, è la ristrutturazione del vecchio bocciodromo, certo. Ma con un investimento milionario, tanto per parlare di numeri, è un progetto verde, è un progetto che vuol dire energia sostanzialmente tutta verde, per capirci, non ci sarà. Questo è hanno fatto il cappotto, c'è un impianto fotovoltaico moderno per produrre sostanzialmente riscaldamento, aria condizionata d'estate, cioè che vuol dire a costo ambientale zero questa cosa. È stata una cosa, un'operazione voluta dal comune sicuramente, certo. Ma molto bella sostanzialmente sul piano anche umano, sociale. Quando avremo di nuovo la disponibilità, e qua potrei dirvi in anteprima che ci sarà l'inaugurazione, se non finisce il mondo, al mese di maggio. Bene. Il 12 forse addirittura del mese di maggio. Che ritengo che con l'inaugurazione, non è un mal costume di questo paese, si fanno l'inaugurazione e poi si chiudono, non siamo sicuri che sia perfettamente funzionante, certo. In tutte le sue cose, però, ma comunque sarà un inizio. Che ci verrà dato in consegna a noi in quella data. E di lì in avanti cerchiamo di svolgere la nostra attività al meglio. Per avere più visibilità abbiamo cercato anche noi, con i mezzi che abbiamo, purtroppo non così generosi come hanno le altre società, che ho detto molto inventati da sponsor, da certo. Piccoli sponsor, da sacrifici che facciamo tutti noi. Abbiamo fatto, oramai è il terzo anno, una squadra, la squadra principale, certo. Che dove è una squadra che quest'anno, tra l'altro per capirci, stante che l'anno scorso ha vinto il campionato di prima categoria, disputerà il campionato nazionale di certo. Serie B, con tutti i nostri limiti, non è una squadra, ma poi chiediamo molto loro sul piano tecnico, ma lo facciamo sia per avere una visibilità e sia per anche favorire il gioco delle bocce, dove abbiamo anche qualche giovane, siamo pochi. Beh, nel mondo oramai, nel mondo delle bocce, però anche che abbiamo qualche giovane, cerchiamo di farli avvicinare sempre di più, anche con iniziative che faremo alla riconsegna del bocciodromo. Beh, di avvicinare proprio. Ma ci sarà modo e tempo anche di parlarne. Questo detto disordinatamente, comunque dato per capire quel che facciamo, e lo facciamo solo perché amiamo le bocce da sempre. Vogliamo mantenere delle tradizioni, speriamo sostanzialmente di offrire anche qualcosa di utile. Per il territorio è importante, bene. Mario e Cristiano, con voi invece raccontateci un pochettino la parte più tecnica e agonistica. Questa sangiorgese appunto che si approccia a un campionato di Serie B, quali sono gli obiettivi, quali sono anche le caratteristiche della squadra che avete costruito in questo ultimo periodo. Mario, iniziamo da te. Abbiamo questa squadra che non è nata quest'anno, ovviamente, certo. Come ha già accennato, che viene da anni
di affiatamento, di giocate insieme, eccetera, dove ci sono appunto per fortuna anche giovani leve che negli anni sono saliti di categoria e quindi sono entrati a far parte della squadra principale, diciamo della prima squadra che è quella di Serie B. Certo. Abbiamo anche un giocatore 2 di Serie A, visto che nel campionato che faremo sarà possibile far schierare anche dei giocatori di Serie A. Bassa serie, certo. Esatto. Obiettivi. Obiettivi sempre si cerca di vincere, ma più che altro si cerca di fare squadra. Mm-hmm. Il nostro obiettivo principale credo sia fare squadra. È facile far squadra quando si vince. L'anno scorso, ok, abbiamo vinto tutto il campionato, siamo arrivati fino in finale, allora è facile far squadra quando si vince, bisogna far squadra sempre. Con questo no, spero di non perdere, ma farà fa parte del gioco, riuscire a stare insieme, giocare anche nei momenti di difficoltà, non che si perdono due partite di campionato, sparisce la gente, perché purtroppo capita anche questo, però noi... Il nostro obiettivo è proprio cercare di andare avanti insieme, di costruire, di salvarci, si cerca di vincere, ok? No, certo. Il primo anno in una categoria nuova bisogna anche ambientarsi un pochino. Bisogna anche ambientarsi un attimo, cioè non è che uno arriva, vinciamo tutto noi, ma cioè, sarebbe un'utopia quasi. Magari. Però comunque si cerca di giocare al meglio, di portare a casa dei risultati soddisfacenti. Di non fare brutta figura, ma più che altro, come dico, ritorno a dire, di fare squadra, quindi di restare uniti, di cercare di coprirsi, di giocare insieme, di formare squadra. Formare squadra vuol dire anche con le altre categorie, perché comunque non c'è solo la Serie B. Cioè, ok, la Serie B, magari le luci... la ribalta è diversa. Okay. Però abbiamo anche una Serie C, una Serie D molto valida, che comunque fa molto gruppo. Quando c'è possibilità si gioca insieme, certo. E la cosa è importante, parteciperemo sicuramente anche ai campionati inferiori, certo. Adesso non abbiamo ancora deciso perché comunque ci sarà tempo per decidere se fare entrambe le categorie inferiori, mm-hmm. solo la D, solo la C, eccetera, ma a seconda dei casi cercheremo comunque di accontentare i ragazzi e i non ragazzi, perché ovviamente sono sempre ragazzi, è uno di quegli sport dove si può giocare da bambino fino a età qualsiasi, adulte, certo. Esatto, e quindi di accontentare un po' tutti, cercare di stare insieme, di cercare di vincere. Poi non c'è solo il campionato, ovviamente ci sono anche diverse gare importanti, ci sono i campionati italiani, ci sono i campionati regionali. L'anno scorso qualche bel risultato l'abbiamo fatto, magari non super, però comunque abbiamo partecipato, abbiamo fatto dei podi, abbiamo vinto delle sezioni di campionato italiano, delle sezioni di campionati regionali, quindi tra le varie categorie ci siamo comunque distinti, niente di speciale, ma per noi, per quello che ci riguarda, sono dei buoni risultati, ovviamente. Possiamo essere tutti super. No, l'importante però è che ci siano gli stimoli. Almeno siamo tutti e tre amanti di questo gioco, ma non siamo solo dirigenti, nel nostro caso siamo anche atleti. Certo, anche giocatori. Se così ci si può definire. Comunque giochiamo anche noi e cerchiamo di fare il nostro meglio per quello che sono le nostre categorie o comunque le nostre capacità. Assolutamente. Cristiano, appunto, Mario ha detto che siete comunque una società strutturata, c'è interesse, c'è voglia di crescere, c'è voglia di dare spazio ai giovani. Ecco, anche tu sei personaggio nel mondo delle bocce che ha una certa esperienza. Come vedi questo lavoro che state facendo a San Giorgio e appunto quali traguardi secondo te si possono raggiungere con questa filosofia? Allora, io innanzitutto devo ringraziare sia il presidente Ponzetti che DS Milano che l'anno scorso mi hanno affidato questo compito. Io venivo da 6 anni di fermo totale, non avevo più svolto nessuna attività, ma nemmeno come giocatore. Mi sono riavvicinato alla loro realtà e ho avuto il desiderio di... Vuoi per una promessa fatta a una persona che ora in questo momento non c'è più e ho ripreso questa attività. E loro hanno voluto affidarmi il compito di fare il commissario tecnico del campionato di prima categoria
È stata un'esperienza bella perché comunque avevo un parco giocatori che era comunque molto affiatato. Certo. Era poi, come diceva Dier Seminando, quando si vince è facile. Però c'è stato anche i momenti che forse magari non le cose non erano andate molto bene, comunque ho sempre fatto la squadra, ho sempre fatto quadrato. Io quello che ho sempre chiesto a loro e quello che mi hanno sempre dato è che abbiamo sempre fatto un quadrato, abbiamo sempre fatto squadra. Certo. Cioè si vinceva tutti, si perdeva tutti. Quest'anno abbiamo deciso di confermare nella quasi totalità la formazione dell'anno scorso, mm-hmm. con qualche innesto, come diceva, di categoria e proveniente è naturale quando si sale da società che comunque hanno un blasone molto più grande del nostro, perché noi abbiamo Enrico Renard che arriva dalla Borgonese, per cui mm-hmm. è una società molto, certo, molto quotata rispetto a quella che potrebbe essere San Giorgio. Sono contento di poter disporre di giovani bravi tipo Angelo Sonny Riviera, uh-huh. che è passato quest'anno della B, è uno delle punte di diamante comunque della squadra. E poi tutto formato con, diciamo che il collettivo c'è. Quest'anno è impensabile di riuscire a mantenere quello che abbiamo fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo fatto forse una cosa più grande di quella che in teoria si era immaginato. Beh, siete stati bravi. Quest'anno... Io quello che ho detto ai ragazzi, ho detto durante gli allenamenti, ho detto cerchiamo di mantenere questa categoria. E poi abbiamo fatto un progetto con loro di 4 anni, in modo da poter salire gradatamente. È impensabile in questo momento arrivare ai campionati più alti, primo perché la rosa non ce lo permette. Uh-huh. Seconda cosa perché più sale più aumentano i costi comunque di trasferte, giocatori, e impegno dopo certo. il Covid che comunque ha dato una buona mazzata sia a tutte le società sia a livello di giocatori che anche a livello di sponsor, perché sponsor non ce ne sono praticamente quasi più all'interno delle bocce, a meno che non abbiano un impegno diretto dentro alla bocciofila, certo. Per cui quest'anno cerchiamo di mantenere questa categoria. E poi, io sono abbastanza fiducioso perché li ho visti in allenamento, li ho visti in gara, li ho visti belli motivati. Carichi il giusto. Carichi giusti. Quest'anno ci cimenteremo nel tiro progressivo, che è tutta una novità, è tutta un'incognita per noi. Certo. Però ci sono due ragazzi giovani che si stanno alternando, per cui pensiamo di poter far bene. Beh, diciamo che... partire da una base solida, il fatto di avere i piedi piantati a terra, da quello che ci avete fino a questo momento raccontato, effettivamente la San Giorgese parte da qua, da una base solida e dei piedi piantati bene a terra, perché di lì poi è naturale che se le cose andranno bene e uno se lo augura, tutto ciò che verrà di buono sarà sicuramente un qualcosa che vi accrescerà sia sotto il punto di vista naturalmente dei trofei da mettere in bacheca, ma soprattutto dell'esperienza e della capacità di guardare avanti ancora più grande. Presidente, torno un attimo da lei perché appunto volevo chiedere, ma chiederò poi a tutti e tre, mondo delle bocce, come quest'anno appunto vi approcciate anche a prove diverse, nuove. Le bocce si sono evolute, sono cambiate, perché il discorso era quello che appunto anche introdotto lei prima, il discorso di si in campi a volte bastava una strada, uno sterrato, ci si metteva lì, era divertimento, ancora oggi è divertimento, anche con poco. Però è vero che comunque agonisticamente e sotto il punto di vista della preparazione, anche fisica degli atleti, è cambiato tanto. Ma vedi, consentimi solo, come diceva qualcuno, che non mi consenta, diceva questo, di dire una cosa. Ecco, vorrei proprio che, almeno chi ci sente, certo. Ecco, che così valutasse proprio cosa hanno detto i miei dirigenti, soci, amici, e cosa hanno detto. Cioè noi cerchiamo, anche sul piano agonistico, per mm-hmm. prendere l'ultima cosa, cerchiamo comunque di fare squadra, e l'hanno detto tutte e due, cioè certo. fare squadra per noi è fondamentale, ci interessa, vorrei dire, molto di più, ma non quelli che dicono che ci interessano le cose perché non possono permettersene altre. Certo. Grazie al cielo non possiamo nemmeno permettercele. Detto questo, sostanzialmente, non è che poi si vada alla ricerca.
si va alla ricerca di fare, è vero quello che ha detto in ultimo Cristiano, ma l'ha detto prima Mario, quando si vince sostanzialmente, poi noi siamo una mentalità in un paese dove si soccorrono i vincitori, cioè basta perdere una cosa che sei più nessuno. Certo. Nelle bocce poi con una mentalità antica questo vale ancora. Della polvere alla bagna un attimo. Cosa, vale nel calcio, vale sì, tutto, ma è una mentalità. Noi vogliamo sostanzialmente proprio cercare questo. Questa forma, che non è per sciacquarci la bocca, l'inclusivo, il sociale, che oramai è diventato una cosa, ma vogliamo proprio cercare questo sostanzialmente. È un per punto far crescere. Perché l'unico modo perché possano ancora crescere, non dico mantenersi, perché oramai se si mantiene, si mantiene su una generazione come la mia, che per via ovviamente di obblighi che abbiamo verso la natura, smetteremo prima o poi sostanzialmente di, tocca a tutti, ecco, più tardi possibile, spostandoci verso i, certo, altri tipi di paradisi dove e questo, noi comunque cerchiamo proprio di resistere sostanzialmente anche alle tentazioni di illuderci, poi faremo un'altra cosa eccetera, vogliamo far bene cosa facciamo e questo usarlo come veicolo, certo, per fare, è chiaro che deve avere un minimo di esportabilità, devi cercare sostanzialmente di fare un campionato, devi cercare di far giocare chi ha voglia di giocare, chi vuole giocare in modo sportivo, chi vuole seguire più l'attività, certo, sportiva, okay, di una bocciofila. Anche perché questa trascina tutto, tutto il resto, cose, naturale, trascina anche qualche piccolo sponsor, purtroppo perso per via del Covid, per via oramai di purtroppo questo paese, è un problema grande che di questo paese sport che è sempre generale, meno disponibile, cioè, in investire in attività che non rendono, per passione, cioè, ci sono pochi, anzi ti danno il 100 euro che è una sorta di elemosina, che viene gradita pure quella, ma certo, che comunque non ci consente sostanzialmente di mantenere degli apparati che comunque vanno verso impegni finanziari, anche solo di mantenimento notevoli. Con questo trascini anche chi ha voglia di giocare, chi vuole provare, il giovane proprio. E qua arrivo alla domanda, dico, si sono evolute? Si sono evolute perché per mantenere il gioco di bocce poi non ha una grande visibilità. Ecco, voi che siete addetti dei lavori, è una cosa che se uno non la ama si annoia a vedere una partita di bocce, perché poi allora tira il pallino, tira la boccia, l'altro la colpisce, e così. Hanno cercato anni fa, quando si pensava addirittura che le bocce entrassero, andassero a Saul nelle Olimpiadi, certo, cosa. Poi ovviamente è stato bocciato, se pensiamo che la Francia, che è capitale mondiale delle bocce al volo, ci sono le Olimpiadi a Parigi, non siamo riusciti ad entrare. Sono entrati sport, vabbè, comunque non voglio fare contropropaganda. Tutti nobili, che fanno a noi morire da ridere, ma non perché amiamo le bocce, perché non c'è né aspetto atletico, c'è solo il giro dei soldi sostanzialmente. Che anche quello purtroppo. Perfetto, non riusciamo nemmeno ad andare in più. Quindi cercare di esportare questo discorso per renderlo, portarlo alle televisioni, portarlo alla visibilità, anche noi abbiamo fatto dei piccoli sforzi sostanzialmente di impegnarsi di più economicamente, facendo una squadra che è arrivata a fare il campionato di Serie B. Certo. L'hanno detto loro, non cosa, in un momento più evoluto, dove ovviamente ha chiuso con questo discorso Cristiano dicendo abbiamo le corse sostanzialmente, noi, certo, le chiamiamo in gergo, sì, per noi è una cosa nuova, sappiamo benissimo, devono farlo dei giovani perché nessuno riesce a correre 5 minuti di seguito e cercare di colpire come fanno quelli bravi 55 bocciate, è una cosa incredibile, ne colpiremo molto meno, correranno più, ma dobbiamo fare questo. Perché è il modo che questo avevano inventato proprio già qualche anno fa per andare a rendere questa cosa più visibile. Più televisiva. Fare una cosa più atletica per portare dentro i giovani, se no, non so, adesso non voglio fare solite battute dell'età media. Che comunque a noi piace molto, ma non solo perché in qualche modo io la rappresento l'età. Certo. Ecco appunto. Allora, cercare di sostanzialmente di fare queste cose che sono comunque attrazione, per portare sempre più a un discorso sostanzialmente del bene, dello stare insieme, di essere interessati, perché questo era il mondo delle bocce. Ah, certo. Noi vorremmo solo dare a questa disperata umanità, sempre nel nostro piccolo, ma nel molto piccolo, il ritorno a queste cose. Quando la gente di domenica usciva dai prati, dai cosi, stanca, eccetera, si trovava
al circolo, si chiama certo. adesso, ma normalmente era la società operaia piuttosto che contadina, agricola o quello che era, a fare la partita voce, magari litigare un po', bere quel bicchiere insieme, perché tutto quant'è sostanzialmente competitivo, certo. porta scarica anche un po' l'adrenalina. Ma questo caricava finché il lunedì alle 4:30 del mattino si tornava a lavorare. Chi in fabbrica, chi è qua. Noi desideriamo questo e riteniamo anche che in un momento come questo sia una cosa con un altissimo valore importante, un altissimo valore sociale, far bene insieme. Senza citare sempre ormai l'emarginazione totale degli internet e delle cose che usiamo tutti, ma che comunque distanzia tantissimo, luce. Purtroppo sì. Io ti ringrazio molto. No, ma grazie perché effettivamente la visione e anche quello che è il messaggio che stiamo mandando, secondo me, è importante sotto questo punto di vista. Mario, Cristiano, siamo arrivati così al fondo di questa chiacchierata, ma appunto raccontatemi voi il vostro punto di vista per quanto riguarda questa evoluzione delle bocce. Ma sì, l'evoluzione c'è stata, appunto, mi riallaccio a quello che ha detto il nostro presidentissimo, che è in pratica molto anche tecnica, cioè le regole delle bocce, diversità di molti altri sport, si evolvono anche loro, a volte anche troppo sovente. Qualcuno osa anche dire che in certi casi snatura un po' il gioco delle bocce, perché il gioco delle bocce... Certo. Ai primordi facevano la partita, poteva durare anche ore, ma veramente. Ore, una gara poteva finire alle 4 del mattino, eccetera. Poi però, proprio per questo discorso che ha detto prima il Presidente, per accorciare i tempi, per avvicinare i giovani, perché i giovani si stufano subito. C'è un po' questa cosa di, ma no, tutto il giorno, io cosa vado a fare, no, io la ragazza. Ma giustamente, è naturale, perché se sono cambiati i tempi, tutto corre più in fretta, anche il lavoro, anche l'attività quotidiana, quindi anche le bocce, tutto sommato, sono andate un po' dietro a questa cosa, quindi anche proprio nel campionato noi lo vediamo, le partite addirittura erano partite da tempo illimitato, 2 ore, adesso noi facciamo partite da 1 ora e 15 e si va agli 11 invece che ai 13, cioè, quindi si cerca tutto di accorciare in modo che rendere più fruibile a chi è che non è, esatto, cioè sennò rischiamo di non riuscire a prendere il pubblico giovane, perché comunque perché ci sia un ricircolo deve esserci un qualcosa di interesse, certo. Perché sennò va a finire, quindi anche se io sono ancora un giocatore di vecchio stile, ma capisco il perché facciano queste cose, o almeno che tentino fare queste cose. E quindi nelle varie regole che cambiano, c'è cioè del bene e del male, come tutte le cose, tutti ma i cambiamenti sono visti come... Ci sta. Però non sono tutti mostruosi, cioè in alcuni casi hanno una funzionalità che deve essere recepita comunque, perché comunque se uno dico non si vede in televisione, ok, ma non possono trasmettere 24 ore di una gara, devono per forza far vedere. Vediamo allora, non siamo in America, c'è il football americano che è una partita che ha un tempo effettivo di alla fine 40 minuti che dura un'ora, che dura in realtà 5, 6, 7 ore, ma perché è uno spettacolo completamente diverso. Ci sono interessi diversi, sponsor diversi, in questo caso effettivamente noi poi che, come avete detto giustamente, ci stupiamo anche in fretta, non solo i giovani, ma in generale anche per una questione di cosa nostra, effettivamente alla fine sì. Si fa, vogliamo qualcosa di veloce e più, diciamo così, che alla fine ci soddisfa di immediato. Cristiano, appunto, tu da commissario tecnico, anche questa evoluzione, queste progresse veloci, questo coinvolgimento dei giovani, quanto è importante e dove eventualmente può portare? È importantissimo perché primo arriviamo a, come diceva Mario, ad avere comunque sempre specialità nuove e sempre più veloci. Seconda cosa, come diceva prima Mario, le partite di 1:15 devi essere anche tanto stratega a quel punto lì. Già. Perché ti devi accorgere quando devi avere sempre comunque costantemente il polso della partita, in modo che se qualcosa non va devi fare un cambio veloce, perché non hai tempo di aspettare questo. Certo. E per cui è diventato anche un po' più un calcolo ragionato il gioco, oltre che comunque guardare anche sul tiro progressivo, tenere conto dell'avversario, quante voci ha colpito, quante voci ha tirato, comunque è tutto quanto sulla
strategia, certo, del tempo. Seconda cosa, questo campionato quest'anno ci darà una possibilità bellissima, quella di varcare le soglie del Piemonte e arrivare fino in Toscana. Noi arriveremo fino al litorale. Bello anche questo. Bello questo, bello portare in giro il nome del San Giorgio Canavese e della San Giorgese in giro per il settentrione d'Italia. Certo, questo sarà onore a voi anche per quello che farete sotto questo. Sabato ci aspetterà un compito abbastanza bello, arduo, anche perché abbiamo un derby contro, okay, la Rivarese, un derby storico, per cui c'è questa partita è molto sentita da tutti i miei ragazzi, per cui c'è anche quello che stimola, anche stiamo investendo comunque la formazione di sabato in modo che da poter fare anche bella figura, perché ci saranno diversi tifosi a venirci a vedere e non vorremmo fare una bella figura. Bene, ma sicuramente la passione c'è e farete il meglio possibile. Signori, io vi ringrazio veramente di averci raccontato quello che è uno sport, ripeto, io lo considero veramente nobile, un gioco, uno sport nobile, perché ha dato tanto a questo territorio, sta dando tanto e appunto sta facendo di tutto e di più anche per fare in modo che non si perda una qualcosa di tradizionale, ma che si porti anche i giovani a conoscere quello che è ciò che sono stati il passato, che è il presente e che speriamo sia anche il futuro del canadese. Signori, grazie, alla prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie.